Provate ad allargare, no, no. Ciao a tutti, buon pomeriggio e benvenuti. È da un po' che non ci vediamo. Ho staccato un po', non è successo niente. In tanti mi avete scritto per chiedermi perché non fai più dirette, che cosa ti è successo, stai bene, ti sei ammalata. Non è successo niente, solamente ho staccato un po'. È successo? Oggi non è successo niente. Che è successo? Che è successo? Non è successo niente. Allora, oggi che cosa facciamo? Facciamo un dolce tipico pugliese, come sapete Cuciniamo tutti. con graziella. Come sapete tutti, io sono pugliese, quindi facciamo i dolci di mandorla che si chiamano pizzicotti. Io li ho già preparati per farveli vedere e sono questi qui. E adesso vi spiego tutto. Iniziamo. Allora, gli ingredienti come sempre li trovate nel link in descrizione nel post. Però adesso ve li riepilogo qui. Quindi gli ingredienti sono mandorle spellate, così, quindi senza pelle, bianche, zucchero, albume, zucchero a velo, aroma mandorla, ma poi vi spiegherò l'alternativa. Questa è l'alternativa, buccia di limone e vanillina che ho già messo nelle mandorle. Allora, i pizzicotti sono dei dolci di mandorla, come abbiamo detto, adatti ai celiaci perché non contengono alcun tipo di farina. Ora, come si realizzano? Innanzitutto dobbiamo avere questo tipo di mandorle e quindi sono le mandorle pelate, già prive di pellicina. Se dovete farle voi che avete le mandorle con la pellicina, come si fa a togliere la pellicina? È sufficiente mettere un pentolino con dell'acqua a bollire. E poi mettere le mandorle nel pentolino per qualche minuto e quindi poi spellarle facendo questo movimento con le mani che vi faccio vedere ora qui. Così, spingendo la mandorla, io ora non l'ho fatto perché sennò dovevo tenere troppe cose sul tavolo. Mettete le mandorle così con la pelle nell'acqua bollente per qualche minuto e dopo premendo con le dita semplicemente se ne viene la pellicina va via. Ora, le mandorle quindi devono essere pelate, senza pellicina marrone, senza pelle. Una volta che le avete pelate, mi raccomando, devono essere bene asciutte. Se voi le comprate, quello ride, se voi le comprate già pelate, saranno asciutte. Se invece voi le pelate voi, dovete avere l'accortezza di metterle ad asciugare su un panno per almeno un giorno. Devono essere veramente asciutte. Da questo accorgimento dipende la buona riuscita della ricetta. Se le mandorle sono bagnate, i vostri pizzicotti non verranno belli così, con questa forma. Si appiattiranno in cottura. E poi vi dirò anche un altro segreto per farli venire così. Ora, piano piano vi dico tutto. Allora, le mandorle, una volta pelate, che cosa facciamo? Le andiamo a tritare con un cutter, con un frullatore semplicemente, solo che non le dobbiamo tritare sottilissime, anzi, dobbiamo essere abbastanza grossolani. Non devono essere grosse, però non devono essere sottili. Così. Vieni, fai vedere come devono essere. Vedete? Se sono troppo sottili, poi non c'è gusto a mangiarli, per la verità. E la riuscita del dolce è compromessa. Quindi cerchiamo di fermarci prima che diventi proprio una farina di mandorle. Ecco perché a chi mi chiederà, possiamo usare la farina di mandorle? No, meglio di no, perché è troppo sottile e non regge la cottura. Questo è il mio suggerimento. Se poi voi volete provare, come sempre, massima libertà. Ora tu dimmi se c'è qualche domanda, se no io vado avanti. Il cappello da chef, oggi l'hai dimenticato. No, non l'ho dimenticato, semplicemente non l'ho voluto mettere, tutto qui. Ti sei apparecchiato. Sì, mi sono apparecchiata. Dai, no, domande sulla ricetta. Dai.
C'è qualche domanda? Se no vado avanti. Sono passato, non è vero. Ah, vabbè, non fa niente. Vedo io? No, sembra che non c'è nessuno. Saluti. Ok, saluti a tutti. Va bene. Allora, alle mamme. Viva la Puglia. Viva sempre la Puglia e Conversano. Ah, una cosa, prima che non voglio dimenticarmi. Ciao Noemi. Ciao. È una bambina che ha fatto un disegno bellissimo su di me in diretta. Veramente straordinario. Mi ha fatta commuovere. Una cosa troppo bella. Se lo volete vedere andate sul mio profilo. Ma è bellissima. È un disegno bellissimo. Sì, grazie sì. Noemi, un bacio. E poi naturalmente, ciao Mattia, amore di zia. Un bacio. Allora, ritorniamo alla diretta, alla ricetta. Qui abbiamo le mandorle. Aggiungiamo lo zucchero semolato. Mescoliamo. Io qui ho già aggiunto la vanillina e aggiungiamo la buccia di limone. Mi raccomando, il limone deve essere bio. Se non è bio, abbiate cura di lavarlo veramente bene. Di strofinarlo con attenzione e di prendere soprattutto sempre solo la parte gialla e non la parte bianca, altrimenti il dolcetto verrà amaro. Quindi abbiamo messo la buccia di limone. Ora per questi dolci si utilizzano le mandorle amare. Non staccare, stai qua. Queste sono le mandorle amare, adesso ve le faccio vedere. Come riconosciamo le mandorle amare dalle mandorle dolci? Allora, questa è una mandorla amara. Vedete quanto è piccolina, appuntita? È una donna. Questa è una mandorla dolce. È più tondeggiante, è più grande. Penso che si veda la differenza. Questa qui è una mandorla amara. Comunque le trovate in commercio. Molti di voi adesso mi diranno, e dove si comprano le mandorle amare? Da me non si trovano. Che cosa si fa? Vabbè, nel dubbio uno l'assaggia. No, anche no, perché è veramente terribile. No, non l'assaggiate. È terribile proprio, la mandorla amara è terribile. Esiste la roba mandorla. Ora, cerchiamo di nascondere il nome. L'azienda. L'azienda. Che non danno niente. Vedi? Fai vedere. Questa è l'aroma mandorla, è una fialetta che si trova in commercio tranquillamente, aroma mandorla, in tutti i supermercati. Legge. Si legge? Sì. Ecco, questa è l'aroma mandorla, quindi se non avete le mandorle amare, aggiungete l'aroma mandorla. Ora io ho messo le mandorle amare qui, quindi non aggiungo l'aroma mandorla, o anzi facciamo così, per farvi vedere l'aggiungo. Giusto 3 gocce, non di più. Quindi la l'aroma mandorla in sostituzione alle mandorle amare, facciamo solo... che io non ho messo le mandorle amare, ho messo giusto 3 gocce, perché l'aroma è molto più intenso rispetto al sapore delle mandorle amare. Ok, quindi abbiamo messo la mandorla amara e qui abbiamo l'albume, che non occorre montare, basterà mescolare con una forchetta. E lo andiamo ad aggiungere. Ora, il mio consiglio è, io ho scritto nella ricetta, se non erano 2 albumi. Sì, voi avete 2 albumi, però non li aggiungete tutti insieme, come sempre. Aggiungeteli poco alla volta. Avvicinati. Quindi io ne aggiungo una parte e inizio a mescolare. Lo faccio con la forchetta perché sennò adesso mi devo impiastricciare le mani e poi devo andare a lavarmele. Il composto deve risultare sodo, non deve essere morbido. Ho detto che è adatto per i celiaci? Sì. Perché non contiene alcun tipo di farina, quindi questo dolcino è ottimo per i celiaci. Ora devo fare per forza con le mani perché devo sentire la consistenza, se è giusta. Qui c'ho ancora un po' di albume, nel caso mi dovesse servire, ok? Ora io impasto questo qui. Come deve essere il composto? Si deve, ormai abbiamo capito che lo devo dire tutte le dirette questa parola, deve essere appiccicoso. Ecco, come vedete è già pronto. Quando capisco che è pronto, ora vediamo se facendo una sfera mantiene la sua forma, altrimenti devo aggiungere l'altro albume.
Già vedo che sì, vedete? Con questa mano pulita io faccio la sfera, così, e rimane la forma. Faccio questo, rimane la sua forma. Nel caso in cui l'albume fosse stato poco, non sarei riuscita a fare questo. Ok? Ora, io mi vado un attimo a lavare le mani, tu rimani su questo, e nel frattempo, se c'è qualche domanda, tu fammela pure. Arrivo subito. Le dosi. Le dosi sono sempre nel link in descrizione. Sul post le trovate le dosi, sono tutte sul post. Cliccate sul link Cliccate sul e link e trovate vi esce la le dosi. ricetta. Allora, questi abbiamo fatto il nostro impasto. Dimmi, c'è qualcos'altro? Chi sei la sorella di Benedetta? No. Chi è Benedetta? E boh. No, mia sorella si chiama Miriam, comunque. Vabbè, Benedetta! No, Nulla a che no, fare. no, no, non sono la sorella di Benedetta, forse non è una battuta, comunque. Sì, Ora, certo. che cosa facciamo? Per non impiastricciarci troppo le mani, io faccio così. Però non esagerate nel bagnarvi le mani, altrimenti andate a compromettere il dosaggio della ricetta. Bagnatevi leggermente le mani con dell'acqua, questa è acqua, ma proprio leggermente, e fate delle sfere, così. Se volete pesarle, ogni sfera più o meno deve avere 25 grammi di peso, dai 20 ai 25 grammi. Io le faccio di 25 grammi, per me è il peso ideale. Ora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo lo zucchero a velo. Prendiamo la nostra sfera e la mettiamo nello zucchero a velo. Mi raccomando, bagnarvi pochissimo le mani, solamente per non far appiccicare il composto alle mani e basta, solo per una questione di pulizia. Come si chiamano questi dolci? Si Abbiamo... chiamano pizzicotti, adesso vi farò vedere il perché. Allora, in tutto, se pesate le vostre sfere, dovreste avere 10 circa pizzicotti da questa dose, dalla mia che ho fatto metà. Da quella del link ne dovreste avere 20 circa. Come vedete, l'impasto è perfetto perché riesco a modellarlo facilmente. Ho detto, se vi bagnate le mani, mi raccomando, pochissimo, solamente inumidire, non bagnare eccessivamente. Facciamo così. 4. Forse io le sto facendo grandi perché non le sto pesando. Vabbè, non fa niente. Ora ne faccio un'altra e poi vi faccio vedere come procedere a fare il pizzicotto. Nel frattempo, se c'è qualche cosa, me lo puoi dire. Dimmi. No, quella di Benedetta. Benedetta Parodi. Parodi. Benedetta Oh, quella è la Parodi. metà della metà di me. No. No, No, come me ti la chiami? mangio. Dimmi come ti chiami. Giustamente, non sanno Io come ti chiami. mi chiamo Graziella Graziella? Giannuzzi. Sì. No, Benedetta Parodi è troppo più famosa No, no. di me. Poi lei è magra magra, tutta. Io no, io sono Un'altra cicciottosa. storia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siamo proprio diverse. Non si può essere la sorella, non posso essere la sorella di Benedetta. Io sono la sorella di mia sorella. Eppure mia sorella è pur diversa da me. Allora, ora io mi devo andare da capo a lavare le mani per farvi vedere. Oppure no, dai, facciamo così. Ora, che cosa facciamo noi? Vieni più qua, vieni più vicino, per favore. Arrotoliamo le nostre sfere per bene, devono essere ben ricoperte dallo zucchero a velo. Questo è zucchero a velo vanigliato. C'è l'alternativa, zucchero a velo? Va messo per forza? Sì, per forza. No, Non c'è sostituto. no, no, no. Se volete fare i pizzicotti ci vuole per forza lo zucchero a velo. Ora, una volta che le avete avvolte per bene, 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 bene nello zucchero a velo, le mettete sulla carta forno. Poi vi faccio vedere il pizzicotto a tutte le sfere, così lo vedete su tutte le sfere e lo memorizzate meglio. Vedete come lo sto avvolgendo proprio bene? Non è un velo di zucchero a velo, è un bel po' di zucchero a velo.
così. Faccio questi altri e vi faccio vedere il pizzicotto. Così. Ben avvolto, perché come vedete poi nella cottura, aspetta così, stai così, nella cottura vedete cosa succede? Naturalmente l'uovo si gonfia e va a spaccare Ah, si apre. il pizzicotto e quindi si apre un po', e come vedete lo zucchero a velo è un po' viene assorbito dall'albume e quindi si asciuga e non ce n'è, quindi non sono dolci, state tranquilli, anche se mettete tanto zucchero a velo non sono dolci. Ora, come si fa il pizzicotto? Facciamo così con tre dita. Andiamo sulla sfera. Vieni vicino vicino così lo vedono. Andiamo sulla sfera e pratichiamo il pizzicotto. Di qui il nome Di qui il nome. dell'oggetto. Così. E così. Ringrazio Anna Maria per avermi insegnato questa tecnica. Nel frattempo, che cosa facciamo adesso che noi abbiamo fatto i pizzicotti? Tu continua a riprendere qui, io devo andare purtroppo per forza a lavarmi le mani perché non riesco a parlare con le mani impiastricciate. Sì. Fai vedere Fratelli, bene. Con la carta forno. va Mi messo la carta raccomando. forno. Sì, mettete la carta forno perché può succedere che lo zucchero al velo che voi avete messo in cottura si caramellizzi. E quindi vi faccio vedere. Uno, a me si è un po' bruciacchiato, vedete? Questa parte qui si è caramellizzata. Quello lo zucchero a Questo velo. è lo zucchero al velo che si è caramellizzato. E quindi se voi non mettete la carta forno, metà del vostro pizzicotto rimarrà sulla teglia. Si Attacca, rimane. attaccherà. Ecco, vi ho detto tutto. Ora, il mio consiglio qual è? Anche Qual se, qual è? Anche se io ho è? Fammi vedere. utilizzato delle mandorle pelate, erano già pelate, le ho comprate già così pelate, e quindi come vedete sono proprio asciuttissime, asciutte. Cosa faccio? Io non le cuocio subito, io le cuocerò queste qui domani. Aspetterò, non vi dico di aspettare fino a domani, però se lo fate avrete dei pizzicotti perfetti. Almeno 3-4 ore in modo che lo zucchero si asciughi un po' e non vi si appiattiscano. Questi qui io li ho fatti stamattina e li ho cotti 5 minuti fa prima della diretta. E infatti vedete come sono belli, sono perfetti perché lo zucchero Quindi non ha fatto appiattire. vanno Quindi fatte sì, vanno riposare fatti riposare. Se 4-5 volete minuti. volete essere sicuri della riuscita, soprattutto se le mandorle le pelate voi e quindi avranno più umidità, vi consiglio di fare questa attesa, di fare questo riposo, perché così sarete sicuri della riuscita. Un'altra cosa, non mettete le mandorle che avete pelato, dimmi, non mettete le mandorle che avete pelato in frigorifero ad asciugare, perché non asciugheranno mai. Piuttosto all'aria aperta su un canovaccio, su una tovaglia, mettetela ad asciugare così, ma non in frigorifero, altrimenti non asciugheranno mai. Lo dico perché qualcuno mi ha fatto questa domanda, mi ha fatto questo appunto, scrivendomi che aveva messo le mandorle nel frigorifero e non si erano asciugate. Quindi non in È un frigorifero. ambiente umido il frigo, sì, Eh sì, certo, come non si farà? asciugano. E quindi questo è tutto. Ora, se avete qualche domanda, io vi rispondo. E quindi questi sono i pizzicotti, penso di aver detto tutto. Le Dei, le dosi dove le troviamo? dosi le trovate sempre nel link in descrizione del post sopra. Poi comunque ve lo metto di nuovo nei commenti. Il video lo trovate sempre sul mio canale YouTube Cucina con me Graziella. Mi raccomando, iscrivetevi e fate iscrivere tutti i vostri parenti, gli amici, telefonate e dite: lo sai che c'è il canale YouTube di Graziella? Andiamoci a iscrivere. E tutti insieme andate e andatevi a iscrivere. Ora, dimmi. Così poi quando ci sono le dirette Così, arrivano sì, esatto. E notifiche. poi attivate la campanellina qui sulla pagina in modo che quando ci sarà la diretta avrete la notifica su Facebook. Sì. Dimmi E tutto. vedete i video su Eh sì, YouTube. guardate i video su YouTube. Sì.
Abbiamo detto temperatura del forno, Allora, la quanto temperatura tempo? del forno è scritto nel link, però ve lo dico, 165-170 gradi, forno ventilato per 15 minuti. Però mi raccomando, ogni forno ha le sue paturnie, quindi controllate sempre la cottura, perché il mio forno 15 minuti è preciso, però bisogna vedere il vostro forno se è più potente, meno potente, e la teglia mettetela al secondo ripiano del forno, non mettetela né troppo sopra, ma guardate, vi sto dicendo tutto, 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 perché voglio vedere tanti pizzicotti pubblicati, perfetti e belli, soprattutto perché le mandorle costano tanto e non voglio che voi buttiate niente. Dimmi. Postate lì sotto, Sì, postateli devo fare sotto oppure l'analizzazione. mandateveli in privato sulla pagina, che io poi li riposterò e comunque li guarderò Ah, anche come e cercherò. commento sotto Sì, anche come pizzicotti. commento sotto al post, sotto alla diretta va benissimo. Sì, Fatele. fateli e pubblicateli. Sì. Nient'altro? Va bene? Ok, allora, abbiamo fatto. Devono riposare a temperatura ambiente in frigo, ecco. Devono riposare a temperatura ambiente. Se li mettete in frigo, il frigo è un ambiente umido, non asciugheranno per niente. L'ho appena detto riguardo alle mandorle, che se conservate le mandorle in frigo pelate non asciugheranno mai. Quindi niente, Quindi, no, sempre a frigo. temperatura Le ambiente, mandorle. le mandorle, Eh sì, sia le i mandorle e pizzicotti. anche i dolcetti, i pizzicotti, a Fa. temperatura ambiente. Li mettete già così sulla teglia. Io non Mettete farò niente su una adesso. tela e Io così sulla lasciate lì. teglia terminerò questo impasto che ho fatto. Li metterò qui sulla teglia e li lascerò così. Che vi devo dire? Così devono stare a temperatura ambiente. Non c'è da. Lasciate riprendere Sì, così, lasciatele basta. così. Magari le mettete su un mobile. Non lo so, mica le dovete tenere in mano. Cioè, voglio dire, lasciatele riposare così. 4-5 ore, una Sì, nottata. almeno 3-4 ore. Poi, se. Vedi, chi è? Una Vai, telefonata. Non fa niente, vai. No, questo succede. è l'agente di Graziella. Sì, è la giornata mia. La gente. Mia Eh gente. sì. Ah, no, c'è un agente, non lo sapevo. Va bene, ok, chiudiamo qua la diretta. Allora, io vi saluto ricordandovi. Allora, no, vi devo dire un'altra cosa. Dalla prossima settimana le dirette saranno il martedì e il giovedì. Cerchiamo di avere una cadenza regolare, così magari ci vediamo più spesso. Quindi ci vediamo martedì. Ora non so esattamente che cosa faremo. Vorrei fare le cozze ripiene nel sugo. Ora vediamo se martedì riusciamo a trovare le cozze che dico io e le facciamo ripiene nel sugo, va bene? Allora, ci vediamo martedì pomeriggio alle 16:30. Tonio, il fornitore, prepara le Tonio, cozze. prepara le cozze. Tonio. Tonio Mare Blu. Tonio la ricrudo. Prepara le cozze, mi raccomando. E noi ci vediamo martedì alle 16:30, qui, stesso canale se sarete. Facciamo le cozze ripiene, ok? Ciao a tutti, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale YouTube. Ciao Mattias, ciao, Il link è nel post. sì, Iscrivetevi a YouTube, Cucina con Graziella e ciao, vedete i video. sì, Alla ciao. prossima! Ciao!